Ehi, se ricordi, il Lord Reggente è stato davvero generoso con la famiglia Boyle. Non credevo di trovare qui dei Tallboy. Attento, Corvo. Quelli non scherzano. La buona notizia è che una volta entrato, la maschera ti confonderà tra i presenti. Divertiti con la gente altolocata. Meglio tu che io. Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Menzo e benvenuti in questa 19ª puntata del Let's Play di Dishonored. Allora, avevamo appena... Calmi. Buttiamoci intanto. Avevamo appena rapito Sokolov e adesso la nostra missione era di andare, allora, alla villa Boyle, alla festa. Oh merda, allora qua ci sono i Tall Boy. Però aspetta, qua c'è una grata. Oh, calmi. Calmissimi. Vieni qua, pesciolotto. Vieni qua. Ok. Madonna, senti come trema. Ok. Che cazzo ho fatto? Allora. Vabbè, trema un botto. Niente, allora, intanto metto qui i dardi narcotizzanti, anche se ne ho solo 4. Poi il cuore, vabbè, va bene così. Vai mo. Ci stiamo infiltrando direttamente dalle fogne. Noi... Allora, io devo andare a trovare le sorelle Boyle. Cioè, oddio, devo parlare con una. Mi hanno detto che sono 3. Vai nella cantina di Villa Boyle. Mi hanno detto che sono 3. Io adesso vedrò. Non so. Non lo so. Però la cosa che mi piace è che avendo la maschera mi... diciamo... Yeah, cioè mi nascondo. Quindi questi pirla. Ok, ci siamo. Zona neutrale raggiunta. Prova a confonderti tra i presenti. Allora, innanzitutto cavo l'arma, che se no mi sgamano alla prima proprio. Allora, qui non c'è niente. Allora, qua c'è una porta, vediamo subito. Chiave della cripta richiesta. E mi sembra anche che ci sia un figlio di puttana, un cuore. Lo sapevo, santa madonna. Allora, qua c'è della rattaia. Via, muori, crepa, peste di cazzo. Ok, sono già morti. Bene. C'è qualcosa qua sotto? Ok, no. Veloci, qui non vogliamo fare una puntata stra mega lunga. Qua non c'è niente. Leva richiesta. Quella lì, la leva. Ok, allora sicuramente mi infilo là sopra. Ok. Abbastanza facile. Chiudiamo, che non si sa mai. Non c'è più niente? Possiamo andare? Sicuri? Ok. Permesso. Scusate, si può. Salve. Buonasera. A tutti. Va tutto bene? Sì, sì, tutto perfetto, grazie. Aspetta un secondo, io rubo queste cose. Benvenuto, okay, a Villa Boyle. Grazie, grazie. Allora, moneta. Allora. Ok. Ancora un paio di monete qui, qua. Ah, vattene, brutto ratto. Oh, scusami. Cos'è questa roba verde? Va tutto bene? Sì, hai rotto il cazzo, me l'hai già chiesto. Benvenuto. Vaffanculo. Ok. Ok, allora, cosa devo fare qui? Lord Show. Bene. Allora, intanto spariamoci già la missione secondaria. Vai nei giardini di Villa Boyle. Basta che ti sbrighi. Allora, per scivolare entra in modo bo. Comunque, ragazzi, saremo a circa a metà del gioco con questa. Non vorrei dire una cagata. Non vorrei dirla, probabilmente la dirò. Ok. Scusate, brava gente, dovrei... Sì? Dovrei chiederti una cosa. È un messaggio di Lord Trevor Pendleton. Ok. Pendleton? Ma come cazzo si spianato? Chissà cosa vorrà da me. Pendleton è un vigliacco. È solo un sacco di sterco. Spero almeno che ti abbia pagato bene. Volano parole grosse a Villa Boyle. Cosa devo fare?
Festa Villa Boyle. Però aspetta, ma finiamo prima sta cosa. Ho un freddo cane stasera. Forza. Con quella maschera lo dici? Non sei un cane? No. Il rappresentante di Lord Pendleton scelga la sua arma. Ma cosa devo fare? Un duello? Cosa c'è, ma nel Far West? Un duello tra questo anonimo gentiluomo per conto dello sfidante Lord Trevor Pendleton. Ma stiamo dando i numeri. Wow, io salto allora. Sfidato Lord Shaw. Potete voltarvi e raggiungere le posizioni. Te lo butto l'arculo. Rimanete di spalle. Non voltatevi finché non avrò contato fino a tre. Ok. A quel punto sparate a volontà. Taglio corto. Oh, bravo. Questi idiota e torniamo esatto. Tutti dentro. Oh, idiota. Idiota la, è la tua mamma cagna, hai capito? Possiamo procedere. Tua madre. La cagna puttana. Restate girato. Dai. Oh, inizia a contare. Fermo. Però. Restate lì. Sì. 3 2 1 L'immortaccia è tua! Mi servono rinforzi! Ma no, ma che... Andategli dietro! Fuoco! Ma che cazzo è successo? Ma vaffanculo, va! Ma vaffanculo, va! Ma che cazzo è successo? Mortacci, dovevo star fermo in quel buco di merda, forse. Fancucciolo, va. Sta missione. Cioè, praticamente se mi andavo verso di lui mi sgamano e se no, no. Oddio, può per scendere due scale, impazzisco. Trick shot. Freddo cane. Trick shot. Vediamo che cosa sai fare. Dai. Il rappresentante ma di Lord Pendleton scelga la sua arma. Avrà luogo me un duello. Me l'hai già detto. Questo anonimo gentiluomo per conto dello sfidante Lord Trevor Pendleton. E lo sfidato Lord Shaw. Ok. Potete voltarvi e raggiungere le posizioni indicate. Rimanete di spalle. Non voltatevi finché non avrò contato fino a tre. A quel punto sparate. Taglio a volontà corto. Dai, puttana Eva. Faccio fuori questi idiota e torniamo tutti dentro. Bravo, fammi fuori, porca perdonatemi. Puttana. Possiamo procedere. Che se no mi tocca pure rifarlo. Fermo. Restate lì. 3 3 2 2 1 1 Così dritto alla gamba. Ehi amico, tutto bene? Se saccheggio cosa succede? Un altro organizzatore morto. E ora che facciamo? Io ragazzi non so, vorrei aiutarvi, ma ho ciao. Gli Estermont pagano bene. Ci vediamo. Credo proprio. Sì, sì. Ok, tranquillissimo proprio. Ok. Però ogni volta sti caricamenti, che palle, per quanto sia bella la casa qui sulla destra. Insomma, caricamenti ogni morte di papa. Oddio, non diciamo ogni morte di papa, che in questo periodo il papa butta male. Ok. Allora, facciamo un giretto. Molti l'hanno dimenticato. Ma i ratti sono arrivati prima che li... Cosa devo fare io? Allora, raccogli informazioni parlando con gli ospiti. Obiettivo facoltativo, torna al lounge pit. Allora, scopri che costume indossa il tuo bersaglio. Scusami un istante. Ok, quindi andiamo qui, parliamo con qualcuno. Per tua informazione... Mi piace, signora White. Uomini sconsiderati. La tua maschera da scandalo. Ma che cazzo vuoi? Ma penso alla tua. Saprò sdebitarmi. Oh, sì, me la faccio. E poi... Non accuso il Lord Fontana di Sidro. Che mantiene l'ordine. Ci riporterà la grandezza. Grazie. Non proprio tutti. I Doyle di sicuro. No, porca la puttana. Scusa, ho sprecato il Sidro. Scusami un istante. Fammi divertire. Tieni, Bomber. Grazie mille. Come posso sdebitarmi? Giochi agli indovinelli di Lady Boyle? Sì. So per certo che stasera Waverly è vestita di nero. Sarà in lutto per la sua reputazione. Di nero hai detto? E quindi questa. Il vestito di Lydia è rosso. Rosso? Ciao. Benvenuto alla festa. Grazie. Non credo che ci siamo mai presentati. No, ma lo faremo presto, cara. È bellissima Lady Boyle. Oh, ciao. Spero tu sia nella lista degli invitati. No, c'è una lista degli invitati. Che cazzo è successo?
C'è una lista degli invitati? Voi? Avete qualcosa da dirmi? Prova con la White, ha la maschera da falena e si sente sola. Maschera? Ci sono già andato. Sei tra gli invitati? No, ma dove cazzo della figa posso? Cazzo. Cosa vi porto? No, niente. Te? Te? Lo so perché sei qui. Attenzione. Dobbiamo parlare. Questa è una maschera degli Slipknot. Sì, va bene. Dovresti vederla come un'opportunità. Ti dispiacerebbe non interromperci. Una sorella è vestita di rosso, una di bianco e una di nero. Sono perplesso. Mia moglie dice che dovremmo cercare indizi al piano di sopra, ma quelle guardie non mi piacciono proprio. Ok, facoltativo. Raccogli informazioni parlando con gli ospiti. Benvenuto a... Cioè, ti sei mosso di un metro. Sono un amico di Pendleton e ho contribuito alla vostra causa. So perché sei qui stasera. E, come dire, il tuo bersaglio è la donna che amo. Dovrai consegnarmela senza farle alcun male. E non ne sentirai parlare mai più. Sotto la cucina c'è una cantina. Sì, sono passato proprio di lì. Non sono fiero di questo. Ma cosa c'hai negli occhi? Due preservativi? Sempre meglio di vederla uccisa. Si chiama Esma. Sei... Giuro che non le farò del male. Vero. Gentiluomo, portala in cantina e la terrò assieme a me. Per sempre. Ah, vabbè, ok. Salve, chissà chi l'ha portata. E quindi adesso che cazzo... Spero devo fare? Benvenuto a Villa Bonte. Aperto il segreto delle balene, siamo diventati un impero. Non devo andarci di sopra. Un istante. Boh. Oh, oh. Ciao, tesoro. Ciao, bellissima. Forse so chi sei. Ti porto da bere. Ci vedo già doppio, ma grazie a tutti e due. Di che colore è il vestito Waverly? Direi che questo è molto... Non scherzi, più davvero sicuro. Sono in pericolo? Sì, ciccia bella, la tua vita è in pericolo, ma posso aiutarti. Oh, ma è perfetto, che bello. E poi che succede? Mi legherai? Dio, boh, me lo scopo. Lascia perdere, può raggiungermi in cantina, c'è una barca che aspetta. Sì, certo, farò qualsiasi cosa, qualsiasi. Durante la festa della fuga. Che puttana, Eva. Oh, aspetta, però io devo iscrivermi agli invitati. Aspetta un secondo. Sei interessante. Cavatevi dalle palle. Dove cazzo sta il libro? Qui. Buonasera. Benvenuto a Villa Boy. Oh, grazie. Oh, è qua. Firma il libro degli ospiti. Ciao, il mio nome è Kovotan. Ok, perfetto. Bene, qui non c'è niente. Allora, Esma è andata. Devo correre da Esma. Cara mia Esma, stordisci Esma e portala viva. Ok, va bene. Arrivo, Esma, cara. Beh, eccoci qui. E adesso che cosa facciamo? E come cazzo faccio? C'è una porta qua che magari chiudo. No, Non dici niente? Sei un tipo strano, uomo mascherato. Se io tiro fuori un'arma e gli sparo? Tutto tranquillo? Cos'è successo? Signore? Tutto a posto? Ok, ciao. Vabbè, fantastico. Fantastico. Ho fatto. Un secondo, tranquilli che arrivo. Sbrigati a portare. Ce l'ho addosso, cosa vuol dire lei dov'è? Sì. Portala a bordo. Sì, ok. Finalmente, amore mio. Cara mia. Capirai. Sì. Non sai quanto mi hai reso felice. Oh, con tempo tranquillo. Imparerà ad apprezzarmi. In fondo ha tutta la vita per farlo. Sì, Se non ti ama, caro mio, mi sa che ti mette le corna. Mi raccomando, buttaglielo al culo, Buttaglielo tutto qua. Fortissimo. Ok. Io adesso potrei tornare al lounge skit. Però volevo andare un po' di sopra. Nella sua camera. Sicuramente c'è qualche... Oh! Ciao!
Continua a camminare. Ah, ok, scusa, sì. È vero che il numero di amuleti d'osso presi agli apostati è aumentato da quando c'è la... Sì, hai ragione. Allora, bene, sto commettendo una violazione, una sviolinata. Ok, allora, quindi stiamo tranquilli. Facciamo tutto con il massimo stealth possibile, magari. Oh, qua qualcosa si illumina. E trova il quadro di Sokolov, signori miei. Allora, qua intanto si apre. Ok. Non c'è niente. Bene. Urca la maniera, bastarda fresca. Allora, io salgo qui. Ok. Qua non c'è niente. Senti le risate, le grasse risate che si fanno quei porci ubriachi. Ok, soldi, lingotti. Ok. No, sbagliato. Ok, non c'è sta nessuno. No, sbagliato. Allora, qui prendo questo, prendo questo. Diario di Waverly. Vabbè. Questo. Chiave della camera da letto di Waverly. Dio cazzo, ma ci sono già entrato. Ok. Voglio passare inosservato, quindi rifaccio la stessa strada. Quindi, comunque io, se non avessi già stordito la tizia, avrei dovuto fare ciò. Ok. Allora ci leviamo il disturbo noi, eh. Grazie di tutto. Io, ragazzi, non sono mai stato qui, eh. Stasera ci vediamo per un sigaro e un whisky. Non stai più commettendo. Aspetta, un secondo. Esterno barca di Samuel. Dove cazzo va? Oh, te mi dici qualcosa? Niente. Da dove esco? Ok, bene signori, io vi ringrazio di tutto. Che bello. Io vi ringrazio. Ma posso andarci? Da sopra? Boh, vabbè, chi se ne frega. Io vi ringrazio, alla prossima, eh. Noi ci becchiamo. Ciao. Vai nel cortile di Villa Boyle. Ok. Non è successo niente. Tutto è andato secondo i piani. Muoio. Ok, bene. Adesso cosa dobbiamo fare? Allora, bar. I Boyle vi augurano una splendida serata. Grazie, grazie. La festa si tiene all'interno. Benvenuto a Villa sì, Boyle. Ho capito, ma porca la puttana, da dove cazzo esco? Da qua? Si esce? Chiave degli alloggi. La Madonna. Ma come cazzo, tutta sta merda? Da dove la prendo io? Oh, forse qua sopra. Ma mortacce tua. Ma ci arrivo? Ah sì, c'è una catena. Ok. Ma non c'è un cazzo da prendere. Oh! Che strada alternativa che sto facendo? Sì, mo sono fottuto nel culo, però. Fammi una cosa, va. Esattamente questo. Io lo butto al culo pesantemente. Quindi adesso io
tolgo questa cazzo di visione. Me butto di sotto con un trick shot così molto. Chi se ne fotte? Delle rune proprio. L'immortacce tua. Dov'è, dov'è? Oh, Samuel si è spostato. Ma porca puttana. Dai, corri. Cioè, corri, nuota. Madonna del signore. Oh. Sì. Oddio. E bravo, Samuel. Ciao, bro. Spero ti sia divertito. Ma oddio. Sì. Ora. Ok, va bene. Non mi dai scelta. Cazzo, andiamo. Scusa. Sì, il divertimento è stato normale, dai. Abbiamo finito questa missione. Nemici uccisi, guarda. Ma come fa a esserci il caos alto? Ma hai scoperto, ho trovato un quadro Templi delle Sterze. Non ho trovato un cazzo. Vabbè, dai, chi se ne fotte. Vabbè. Me lo rigiocherò magari un po' più approfondito, perché sennò il let's play viene un po' male. Magari io devo far vedere le cose più importanti, un po' così. Ok, bene. Torniamo a casa. Direi che poi si potrà concludere qui. No, dai, adesso andiamo. Pendleton ha detto di vederci qui. Sì? Io controllerei la cantina. Perdere la famiglia mette sete. Mette sete. Boh, andiamo a bere allora. Andiamo a farci un goccio. Ok. Allora, Lord Pendleton. Ma non è in cantina. Mi hai pigliato per il culo. Sono certo che hai gradito. Sì. Dimmi. Ce l'hai fatta. Sì, grazie. Abbiamo eliminato una donna. Una nobildonna, anzi. Era una puttana. La Boyle era una vipera. Ha appoggiato puttana, l'assassinio dell'imperatrice. Era una puttana. Non mi dispiace affatto per lei. Sai, ho sentito dire che hai difeso il mio onore in modo straordinario. Sì, sì, grazie. Grazie, sì, hai ragione. Ti ringrazio. Prego, prego. Questo piccolo oggetto appartiene alla mia famiglia da generazioni. Che cosa? Ma sono certo che tornerà più utile a te che a me. Forza, prendilo. Oh, grazie. Cos'è? È stata una lunga notte, Corvo. Ma non è finita, te. Mi dai il mio premio? Evlock e Martin hanno in mente qualcos'altro per te. Cosa? Ti vogliono vedere nelle stanze di Evlock sopra il bar. Mi hai dato una runa. Ok, sopra il bar, quindi allora io passo di qui. Corso, l'accesso alle adiacenze di Villa Boyle qua. È ancora proibito. Me dica, Corvo, signor ammiraglio. Quello che abbiamo fatto, tutto quello che tu hai fatto. Ah, ecco, io ho fatto. Ha reso possibile quello che sta per accadere. Il Lord Reggente è allo scoperto. Sto a fa tutto io, cazzo. Ora è il momento giusto per attaccarlo. Siamo a un passo dal trono. Ma un uomo. Perché parlate al solamente plurale? Solamente un uomo. È ciò che resta delle forze che hanno portato la città sull'orlo del baratro. È semplice, ma tutt'altro che facile. Sì. La paranoia del Lord Reggente è ai massimi. Oh, scusa, scusa. Ha perso il sostegno dei sacerdoti, del Parlamento, le sue finanze e Sokolov, che aveva creato il sistema di sicurezza. Bene, quindi il Lord Reggente ha radunato ogni è uomo debole. Ancora fedele all'interno della Dunwall Tower. Sa che accadrà qualcosa, che stai arrivando, lo sa. Sì. E tutto quanto dipende da questo. Piero ti aiuterà a prepararti. Poi Samuel ti porterà vicino alla torre. Big alla Piero. Chiesa. L'ultima volta che sei stato lì era il giorno in cui tutto è iniziato. Sì, Ora porrai la parola fine. Buona fortuna. Grazie. Non so cos'altro dire. Riponiamo ogni speranza in te. Cioè, ma non so. Comunque qui faccio tutto io come al solito. Oh, mappa della zona. Ok. Libricino. Vabbè. Qui direi che non ci sta più niente. Oh, soldi. Soldi, oh, lettera. Sì. Te? Sei Calista? No, sei Ciao, Lidia. Tesoro. Oh, cosa? Sono stata a una festa a Villa Brimsley. Ed era davvero molto strana. Villa Boyle. Cogliona, Villa Boyle.
Ok, torniamo da Samuel il barcaiolo. Quel povero Samuel che lui ci fa il culo più di tutti alla fine. Sei vero? Wallace. Chi cazzo è Wallace? Povero Waverly. Ma stai zitto. Che storia triste. Puttana. Sei Callista? Salve. Cecilia. Ah, Piero! Ndo cazzo stai? Ciao. Vuoi che crei qualcosa per te? L'immortaccia è tua. Posso fare di tutto. O quasi. Vorrei comprare qualcosa. Sì, va bene. Dardo narcotizzante. Fino alla morte. E poi vorrei fare anche un potenziamento. Ricarica balestra, perché spacchi. E questa. Dardi narcotizzanti da combattimento. Raggio mine taglienti. Spade incrociate. Ma che cazzo me ne fotte. Bene, grazie. Io esco da qui se non è un problema. Cosa faccio? Mi butto? Ma sì, dai. Woohoo! Santo cielo. Boh. Pronto. Bene. Per il Lord Reggente? Sì, signore. Era ora che ce ne occupassimo. Finalmente. Ok. Hai ragione, andiamo alla Dunwall Tower. Bene signori, questa puntata finisce qui, spero vi sia piaciuta, abbiamo fatto un passo ancora importante di questo gioco. Continuate a seguirmi, spero che questo video vi sia piaciuto e un saluto da Menzo. Ciao a tutti ragazzi.